Ciao a tutti amici e benvenuti nel canale. Allora, stamattina è già mattina bella avviata, è mezzogiorno e mezzo e siccome tra un po' si mangerà, sto preparando questi due pesciotti che ho preso qualche sera fa, che ovviamente non vi ho fatto vedere perché ancora non sopportavamo niente a pesca, come macchinette, roba per riprendere. E qui già ho preparato tutti gli ingredienti. Non venitemi poi a dire pesce se fa così, pesce se fa cosà. Io faccio così perché mi piace così. Ecco, questo è il piccolo sunto. Allora, ho preparato l'olio, poi abbiamo il rosmarino, abbiamo la finocchiella del 2019, il prezzemolo, il basilico e l'aglio. Cioè, tutta roba semplice, non è che c'è sta roba sofisticata. Lo posizionerò qui e dopo aver messo tutti gli ingredienti lo inforniamo a 180 gradi per mezz'ora circa e poi vi farò vedere il risultato. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Ciao ragazzi, io non mi sono fatta vedere per niente questa mattina, però Giordano mi ha fatto vedere il pesciolino che ha fatto, devo dire veramente tanto buono, un po' con tutte le cose che ci mette lui a caso dentro, comunque posso dire che è veramente buono. Mi vedete preparata perché stiamo per uscire, che voglio andare a vedere queste maledette tende da mettere qua, perché voglio mettere sia queste qui nuove, però che arrivano fino a giù, e poi con il bastone qua mettere proprio le tende che vengono così e metterci questi qui che avevo comprato e che vi feci già vedere. Dovevo andare al mercatino, cioè mercoledì, però non ci sono andata, raga. Non ci sono andata perché non riesco ad alzarmi la mattina, poi si fa troppo tardi e non mi va, perché per me la mattina è sacrosanta nel fare le mie cose, cioè pulire casa, pulire la gabbia di Aaron, fare gli esercizi. Se mi rovini la mattina non faccio più niente poi il pomeriggio, perciò non ci sono andata e andremo a vedere in un negozietto e voglio vedere anche se riesco a trovare una sdraietta a un prezzo modico, cavolo. Qui c'è Giordano. Ciao a tutti amici. Sì, e poi che volevo dire? Di prendere misure. Vediamo le misure, sì. Non si sa quante volte io ho detto a Giordano di prendere queste misure, ogni volta mi trovo nei negozi a non sapere appunto le misure, perché non me le prende mai. Però adesso voglio che me li prendi, così so già. Quanto sei lento, amore, sai che poi mi tocca andare al bagno. Ridi, vabbè. Prende tutto, almeno dopo se ne andiamo e basta. Vai. Allora, da qua che? Dal bastoncino, ok, fino a giù per terra. Cioè, per terra, vabbè. Fino a giù. Aspetta. Aspetta, vuoi che... non ce la faccio. Se tiene. Sì. Ok. Che è? Fino a qui 20, pure, dai, fino 20, a qua pure. 2,20 e 2,15. 2,15? 2,15 è fino a qua. Ok, 2,20 fino a qui. Vabbè, su per giù lo sappiamo allora, no? La terra sarà 2,30. Ok, me lo prendi anche per così? De larghezza? Sì, sì. Ma della finestra? No, su per giù, amo, su per giù. Cinquantina di centimetri. Ok, basta, ma giusto per sapere. Ok. Ah, che poi che stupidi, potevamo prendere già la misura di quella larghezza di questa, che va bene comunque. Da qui a qui. Vabbè, comunque quelli sono a parte, amo. Non è che mi possa sbagliare. 2,20, 2,30, 2,73. Quello sopra non me lo devi dire. Quello sopra non me lo ricordo devi dire. Io, non ti preoccupare. Amore, sei sicuro? Sì, sì. Guardate, raga. Vabbè, raga, non usciamo. Facciamo una cosa precisa, lo scrivo. Ecco. Perché?
Lo sai, almeno siamo sicuri. No, almeno siamo sicuri. Vabbè, senti, mentre tu te lo scrivi, posso andare da Nocharon? Sì, vabbè. Andiamo alla Nocharon, te lo ricomprate e lui ogni volta mi fa l'occhietto dolce. Sta di là che sta parlando, per tante persone che mi chiedono, ma Aaron parla? Sì, parla. È solo che lo fa quando sta per cavoli sua. Vieni, allora. Guarda mamma che te sta da. Tieni, questa la chiudiamo per sicurezza, non mentre non ci sono. A dopo. Che c'è da fare qua a scopa? Amo, tu già questo l'hai comprato e manco l'hai mai usato, una cosa del genere? Oh, sei buona, Ma regà, ho trovato soltanto queste qui che vanno sulla finestra. Ma la tenda grossa che va col bastone, niente. Non ce n'erano dei carine. Peccato. Mi tocca andare per forza al mercatino. Per forza. Là ce n'erano tante che carine. Lì ci potrebbe stare qualcosa di carino. Mi stanzano. Vabbè, mamma, ha pagato 1,50€. Quanto. No, già rotto. Te pensi? Infatti, ti avevo detto di cambiarlo apposta. Pure bianco, ma che sostra. No, ma io non mi ci ritrovo con questo. Amo, senti, ma lo puoi appiccicare su quella cover e basta? È giusto per tenerlo? No? Ma io uso un botto, amore mio, guarda, ti spiego il perché. Questo, a parte che è molto più largo, guarda, amore, questo. Scusa, appiamolo su internet allora. Ma certo. Guarda, vedi, quanto è più largo, questo è una cazzata. Poi l'avevo messo su Wish. Poi è fatto al contrario. Allora ragazzi, abbiamo preso una cover per il mio cellulare. Sì, perché? Una cover così, una cinesata. Perché questo qui si è ingiallito, fa schifo, eccola. Allora, comunque se c'hai un bel telefono è bello farlo vedere. Tipo questo. Che però se compri quelle trasparenti diventano uno schifo. Te, dai! Dai. Ti amo. Marrone, come te amo. Te. Poi a te mi la te si vede. Tocca? Sì, però non c'è più il ciccillo dietro, che io uso questo, che invece è un botto. Però bellissimo, bello, va. Bello. Ci vediamo in focus. Dai, amo. Altra monnezza dentro la macchina. Va bene, mettiamo qua. Okay. Questa cazzata ho comprato. Sì, raga, non ce n'erano proprio, brutti. Vabbè, mamma, su internet si comprava, mamma. Questa per fare medicazione mia, vabbè, sciocchezza. Sì, e basta. E questa tendina qua. Sì, ho comprato queste tendine qua. Da mettere sulla finestra, però io ci tenevo tantissimo a prendere proprio la tenda che va su con il bastone, che voglio metterla tipo così aperta e si vedevano queste qua. Però non c'era tipologia. Raga, non riesco, io quando cerco una cosa non riesco mai a farla subito. Vabbè, intanto ho preso queste, le ho prese più lunghe confronto a quelle che abbiamo adesso. E dopo, cioè, le metteremo, ovviamente. Dopo queste le metteremo. Questa è una cavolata, le metti e basta. Infila la stecchetta, via. E niente, non c'erano proprio, cioè c'erano più da camera, da letto, pesanti. Io voglio proprio una cosa, proprio una cosa leggera, proprio da cucina. Dai, questa butta qua. Questi sono stati i nostri mini acquisti. Che ore sono? Le 5:48. Stiamo pensando di andare a trovare mio padre. No. A vedere quello che sta facendo, perché sta riempendo la piscina appositamente per noi. Ah, però una cosa, lo sai? Sì, infatti non ci andremo. Sì? Sono rossi. Ma cafonata, questi qui sono rossi proprio, fai una macro. Scusami una cosa, già ho fatti vedere, ma scusa una cosa, ma se io ti ho detto senta che tarra, che non ho capito io. Perché questi qui sono rossi? I bottoncini sono rossi da tamar pure di qua. Sì. Guarda, pure di senta marro, Mi piace. Vabbè, io sono tanto contento, raga, appena cavolata. Sì, a me sono queste sciocchezze che mi casano molto. Dico la verità, ho cercato anch'io una cover carina per me, però sarà gialla fluo. No, ma non mi piacciono queste così, amo. Vabbè, sti cavoli, mi tengo la mia. Vabbè, va, troveremo. Adesso mo fa qualche acquisto su internet questa roba. Sì, voglio acquistare su internet. Voglio cominciare a comprare anche le scrivanie da mettere di là da Aaron, cioè nel nostro studio. Sì. Così cominciamo a arredare, perché se aspetto la fine della sala non arrederò mai niente. Il corridoio, raga, non riesco a trovare qualche mobiletto che a me piaccia. Non voglio mettere le solite mensole, se no sto facendo la casa de mensole. Voglio mettere, sì, tipo una mensola che però abbia un cassettino. Non lo so. Non riesco a trovare niente di carino e soprattutto niente di carino che abbia quelle misure lì, perché lì lo spazio è veramente stretto. Ci andremmo a sbattere sicuro,
Anche perché io dal corridoio ci faccio passare il trespolo di Aaron, che è veramente ingombrante e grosso. Sì. E ci tengo, proprio perché quello è un trespolo che se mi voglio portare Aaron in cucina, me lo voglio portare in camera, sta sul trespolo. È comodo e c'ha tutte le cosine sue là sopra. Sì, perché quando gli si pia il matto proprio che strilla, che non ne vuole sapere, me lo porto con me, però io nel frattempo faccio le cose. Cioè come i bambini che mettete nei girelli e ve li portate a spasso per tutta la casa, certo. Però voi siete più libere, ecco, così sto facendo. Non lo so, perciò ancora mi ritrovo il modem si è spostato dalla cucina, ma sempre per terra, in corridoio. Vabbè, comunque muovetemi un po', va. Chiamo il mio padre e sento se vuole il caffettino. Ecco qui, caffettino preso. Siamo arrivati. Oddio, come apro? Aspettate. Eccolo qua. Ecco qui mio padre. Salve. Caffettino. Aspetta che c'è anche lo zucchero Giordano. Buono, grazie. Ah, io mi metto qui su. Il nostro caro TTD. Amo lo zucchero. Ma lei è il saccarosio? Come si dice, ragazzi? Insomma, ci stai a preparare la piscina? E per forza, qualcuno c'ha da venire. Ma da mettere là, gelù, perché c'ho il sole negli occhi. C'ho il sole negli occhi. Mi sono messa bella sdraiata qua. Tu hai fatto subito i comodi tuoi, eh? Brava, brava. Vedi come si sta bene qua, all'ombra. All'ombra, sì. Allora, siamo ritornati a casa. Siamo stati un'oretta lì con mio papà, che stava facendo delle cose lì alla terra. Sapevo che era lì. Ci abbiamo fatto un salto. Quanto si stava bene, raga. Mi dispiace di non aver trovato nemmeno le sdraiette a poco, perché anche dai cinesi una quarantina d'euro. Effettivamente forse il prezzo per adesso è quello. Io che tento di trovarle su una ventina, 27 euro, come avevo trovato quelle che avevo un po' d'anni fa. Niente, evidentemente devo spendere quella cifra per comprarmi una sdraietta, perché non intendo mettermi per terra in mezzo al pratino, no. E non vedo l'ora, sta riempendo tutta la piscina, di andarmi a rilassare lì. Comunque, mi dispiace di aver trovato soltanto queste, ora le cambiamo, e dovrebbero arrivare fino a giù, che mi piacciono di più. Volevo vederle direttamente però con anche il bastone, con le belle tende, e niente, vabbè. Le troverò, però intanto ho trovato queste che sono carine, dai, fuffarucce. Ora ve le faccio vedere bene. Le monto e ve le faccio vedere. Cioè, guardate quanto sono carine. Solo che struciano un po' troppo per terra. Ho mandato qualche cosa, le tirerò un pochetto su. Comunque sono veramente, veramente carine. E devo dire che se fossero state leggermente più lunghe, sarebbero state belle proprio con il bastone, perché queste qui sono proprio da cucina. Cioè, si vede, sono un amore, so. Che ne pensate? Proprio carine. Perché volevo, questo è così, poi volevo mettere il bastone per farvi capire bene adesso che questo ce l'ho, e mettere delle tende leggere però, non voglio un tessuto pesante, voglio sempre velato in questa maniera, che però le volevo mettere con questi qua, con questo qui che l'ho aperto perché stavo facendo una prova. Lo metti questo ai laterali. Comunque se è 8 adesso preparo la cena. A me piacciono tanto. Io mi faccio la carne con l'insalata. Tu? Io faccio due tramezzini. Tu fai tramezzini? Sì, faccio. Dovevamo andare a mangiare al sushi, però sinceramente non mi va. Non mi va ad andare al sushi. Non mi va. È rinviato a sera la sera. È rinviato, non so se a domani, se a domenica, non lo so, però adesso in questo momento non ho nemmeno tanta fame, e sarebbe stato sprecato andarci anche con questo stato d'animo, perché non mi sento tanto. E niente, adesso ripulisco e mi metto a cucinare. Allora, io mi sono fatta una bella insalatona, petto di pollo sopra, qui sto facendo un altro tipo di carne a Giordano. E io ci voglio mettere qua sopra, ci voglio sbriciolare due noci. Secondo me ci stanno veramente bene.
Ok, cena pronta, cioè per me, ancora nella pentola ci sono le bistecchine di Giordano. Io c'ho fame. Non ti ho fatto mangiare sushi? Non volevo mangiare sushi. Comunque, le ho tirate su in questa maniera. Mi piacciono veramente tanto, proprio tanto tanto come c'è stato. Forse dalla videocamera non rende, però ci stanno carinissime. Sì, sì. Allora, a dire il vero, un po' di luce la tolgono, se ci fai caso. Ma però... perché una certa c'è sta troppa luce qua dentro. Comunque, ci credete che da quando non sto seguendo più le calorie, non sto seguendo più quanto brucio, non sto seguendo più nulla, mangio quello che ho voglia, con moderazione. Non sto bruciando la carne, però. Sto bruciando la carne. Io mi sono dimagrita. Mi sono dimagrita 3 kg. È proprio vero. Basta che ti ci metti con la testa, ti moderi, ti equilibri. Cioè, se sai che dopo, che ne so, domani mangio il sushi, io non mi faccio un piattone di pasta domani a pranzo. Magari mi faccio un altro petto di pollo con un po' di insalata vicino e poi la sera te sfonni dei sushi. Questo è quello che sto facendo io. Se so che mangio più pesante o che ho voglia di quel cioccolatino in più, cerco di moderarmi magari nei pasti. Così ci sto riuscendo, non sto patendo la fame. Infatti pure ieri mi sono mangiata un po' di gelato, me lo volevo finire tutto, perché dopo vi faccio vedere che gelato, cioè me lo volevo finire tutto, ho detto no, stop, leva. E l'ho posato, dopo me lo rimangerò. E niente, buon appetito, che noi adesso ceniamo. Allora, cenato, fatto già tutti i piatti, però prima di mettermi bella comoda con il mio gelatino, che c'è? Eccomi. Che vuoi fare? Io pure vorrei mangiare il gelatino con te. È buono, pure il tuo. Però questa volta perché non mangerò... assaggi il mio? Però questa volta non mangerò il gelato in disparte, lo mangio qua con Giordano. Certo, che ci abbiamo da fare delle cosine. Poi ho visto che è iniziato Temptation, io me lo sto guardando, e l'ho guardato per puro caso, cioè quando è stato? Perché non sapevi che c'è stato. Come sono affresca te? Ieri, no, l'altro ieri. Cioè l'altro ieri... Che sarebbe stato mercoledì sera. Boh, non mi ricordo. Sì. Cioè, l'ho trovato per puro caso. Cioè, io sono innamorata. Mi piace proprio guardare tutte queste cose strane, questi canali di spazzatura. Proprio mi piace. Spesso se lo guardavamo insieme. Lo guardavamo. Guardavamo, sì. Ok. Ma non c'è morti di panno, raga, questo non mi c'è sta. Siamo morti proprio. E per puro caso, sono stata proprio contenta. Perché poi quel giorno Giordano se n'è andato a pesca. E stavo lì in camera da letto col PC da sola. Non sapevo chi guardarmi, perché poi... mi sono stufata di sta sempre a guardare Netflix, non sapevo che fai, i video l'avevo già mangiati tutti magari il pomeriggio. Stavo su Instagram a cazzeggiare, uno ha detto vi ricordate che oggi ci sta Temptation? Io boh, che so io di, cioè anche perché non l'avevo letto da nessuna parte. Sono quelle piccole emozioni, no, che ti ritrovi a sono guardare, da guardare cosa subito che... e c'era Temptation e non era nemmeno iniziato, perciò proprio tutto da paura. Sì? Da paura. Comunque, vi stavo dicendo, proprio prima di mangiare il gelatino, mi sto facendo, che è da tantissimo tempo che non la sto facendo, questa qui è una polverina, è fieno greco, in polvere, e noi la polvere la facciamo diventare gel, che ha molti benefici sui capelli, è anticaduta, li rinforza, diventano lucenti. Io la differenza l'avevo vista, soltanto che avevo smesso perché idrata talmente tanto che i miei capelli erano diventati tanto tanto idratati che il riccio mi si sfaldava, perciò ho introdotto, avevo interrotto questo che idratava veramente tanto, avevo introdotto solamente le proteine, che le proteine definiscono meglio il riccio, però adesso ho bisogno di idratare veramente i capelli che li sento secche, soprattutto le punte. Adesso raga, col caldo, il sole, ne li sentono. E poi io ancora non sto andando a mare, non sto sotto alla schiopparella del sole, però mi toccherà anche a me poi andare al mare. Se già sono secche adesso, se li sottopongo anche al sole, non voglio nemmeno immaginare. Vabbè, comunque questa, siccome è una procedura veramente tanto lunga, praticamente per chi non la conosce e non lo sa, è una polverina che bisogna farla idratare per far sì che poi idrati il tuo capello. Se tu questa polverina non la lasci in posa e non la idrati con l'acqua, man mano, vedete,
adesso ancora l'acqua, tra pochetto vedrete che se l'assorbe tutta e noi mano a mano bisogna rimettere l'acqua, perché se è fatto male farà l'effetto contrario sui capelli, gli secca da morire, perché poi va a trovare l'idratazione che avete voi nel cuoio capelluto. Nel cuoio capelluto? Sì, lo so, suona male, ma così si dice. Ma giura? Sì. No, amo. Cuoio capelluto. Che brutto! Sì. Vabbè. Comunque, se siete interessate a questa polverina, non fate domande a me, andate su YouTube e andatevi a guardare veramente tanti tutorial, perché... Cercate cuoio capelluto. No, da goglio, perché dice così perché suona veramente male. Io ho chiesto a lui, ma se dice così... Perché l'avevo detto tutta spedita, poi ci ho pensato, dico, ma boh. E questa polverina continuo così finché non vedo che sta bella idratata. Vedete quanto è lucente, non è tutta rinseccolita. Poi che si fa? Si mette per 12 ore a riposo. Perciò io la sto facendo adesso in modo tale che quando vado a dormire metto una pellicola e domani mattina mi farò questa bella maschera. Comunque, andatevi a guardare qualche tutorial se volete mai utilizzarla, perché io non mi prendo responsabilità dei vostri capelli, perché veramente può fare danni se non fatta bene. Che mi sta chiedendo, Zuzzolo? Io vorrei un gelato, visto che 6:10 ancora stiamo qui e io voglio... Sai perché, raga? Di che cosa stavamo facendo? Stavamo guardando un reportage di tutte le foto di Sami su Facebook. Proprio di quelle vecchie, vecchie, vecchie. Proprio più 2000, dietro. Era 2014, io ero piccola. E ci siamo buttati nei ricordi, diciamo, ecco, questo. Allora, questo è quello di Giordano, si è preso il maxi bon con la cioccolata bianca, raga. Ma dimmi un po', è più proprio l'originale? Cioè l'originale, quello è stato originale. A me piace più il classico. Quello nero, classico. Raga, questa era la prima volta che lo assaggiavo. Mamma mia, quanto è buono! Cioè, raga, se non l'avete mai provato, se vi piacciono comunque i Magnum in generale, sì, è buonissimo. Dovete assaggiare questo perché è una cosa paradisiaca, ma veramente, raga, io non ho mai mangiato buono così. Vabbè, io ho messo il bicchierino. Qui intanto ho aggiunto acqua e lascio riposare affinché l'assorba tutta e poi ce la rimetterò. Vedete già come sta diventando bello spumoso. Ma sei, perché tu stai sbragato? Mi sembra più alta io, invece stai sbragato. Buono. Non mi piace per niente, sai. Per niente? Assaggia po', mo che c'è, no, bocca ancora... Sa tipo di formaggio. Cioccolata bianca, mo. Invece è proprio buono. Io l'ho quasi finito. Già. Amo, già. Questo finisce come niente, Comunque, però mi piace più squagliato. Mi sa che aspetto un pochettino. Madonna, raga, il caramello quello che è. Comunque, vogliamo dire quello che stiamo facendo, che stiamo provando a fare. Ci stiamo aprendo quello che tutti chiamano sito viola, cioè Twitch. Io non so perché qui su YouTube... Non lo posso dire. Perché? Non lo so, vogliamo aprire comunque quello che ho detto. Non so perché non si possa nominare. Non lo farò nemmeno io, però vabbè. Perché vogliamo... Mi dissocio. Perché vogliamo cominciare a fare le live lì in quella piattaforma. Noi se vogliamo espandere, vogliamo provare un po' di tutto. Pure perché, siccome ancora non siamo arrivati a 1000 iscritti e non possiamo fare le live con il telefono, lì possiamo fare le live col telefono, quindi in giro. E quindi è più bello, potete partecipare pure voi alle live, è più interessante. Allora, a noi ci piacerebbe fare vlog, ma vlog live, portarvi con noi, con il telefonino, tramite lì si può, abbiamo visto che con il telefono si può, mentre purtroppo su YouTube adesso non possiamo fare dirette con il telefono perché non abbiamo raggiunto comunque ancora i 1000 iscritti. Perché tanti di voi ci vedete e non vi iscrivete, perché? Ma perché, raga? Anche perché le visualizzazioni sono molto di più degli iscritti. E quello che ci dice YouTube, cioè YouTube abbiamo una schermata dove ci dice come sta andando il canale, ci dice che sono sempre gli stessi, manca di che sono sempre persone nuove, nuove, nuove che non si iscrivono. Non perché non vi iscrivete? Almeno facciamo anche lì live.
Comunque, vogliamo aprire quello Twitch, vogliamo fare le live, portarvi con noi. E niente, perciò, raga, veniteci a sostenere lì. Avevo pensato anche, che ne so, di guardarci qualche giorno, metterci d'accordo insieme, qualche film insieme in diretta e lo commentiamo, cioè ci mettiamo lì e ci guardiamo un film proprio insieme con tutte le varie reaction, ovviamente. Sì, mi piacerebbe tanto. E se venite da quest'altra parte, ci movimentiamo subito, adesso che ci sta Temptation, e pure quello se lo potremo guardare insieme. Bello. Dai, raga, è gagliardo. Cioè, anche per stare un po' più vicini, visto che io su Instagram non ci sto quasi mai, non so in quanti siete iscritti su Instagram, ma siete pochi anche lì, però effettivamente non me lo filo più di tanto. Però in questa maniera possiamo stare a tu per tu, più live, no? Confronto a YouTube. Certo, più intimo, come. Ci piacerebbe tantissimo magari sì, fare certo. Queste cose su questa piattaforma. Perciò noi ci chiamiamo Easy Live I. Praticamente ho messo queste I per far sì che risulti come se fosse dentro una parentesi. Easy Live. Pure perché Easy Live già era. Non lo facciamo mettere. Vabbè, comunque se si può lascio il link qua sotto. Ci farebbe veramente tanto piacere che voi, chiccherini, ci veniste a supportare là, in quella piattaforma, anche perché ci possiamo anche espandere e stare a tu per tu, proprio in live. Magari se mettiamo d'accordo, se diamo un firme, facciamo tutte queste cose gagliarde. Ovviamente. Ma se no, anche una reaction a guardare il nostro Facebook nel 2014 e far vedere, smucinare le nostre foto e le commentiamo insieme. E vedete anche la differenza tra Facebook e mio e Facebook suo, perché il suo è molto movimentato, molto più zozzone, molto più donne, discoteche, motori. Io sono molto più tranquilla. E niente, raga, questo video era... Sì, però c'è da dire una cosa importante. Non è che stiamo a fare un altro canale, che mo abbandoniamo questo canale. Questo è il canale principale. Sì. Poi ci sarà un altro canale principale di Twitch e poi ci sarà anche quell'altro canale, come sempre, dei Mukbang. Quindi non è che stiamo abbandonando niente. Anzi, vorremmo anche espanderci su Instagram, ci piacerebbe partecipare di più. E Instagram però non so perché, raga, non ci riesco. Non ci riusciamo. Vabbè, dobbiamo impararsi noi perché siamo noi dei sfatiati. No. Vabbè. Detto questo, era una cosa fondamentale da dire. Questo video era principalmente per invitarvi a partecipare, se vi fa piacere, ovviamente nessuna costrizione, su quel canale, di venirci a seguire, e se siamo un pochettino facciamo tutte queste cose. A noi ci farebbe tanto piacere se ci venite a supportare, anche perché siete voi, cioè noi lo stiamo facendo comunque per stare con voi, non per stare con chissà chi. Certo. E niente, concludo qua questo video, anche perché la batteria mi sta abbandonando. E noi vi mandiamo un grosso bacione. Ciao, ciao. Al prossimo video.